Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo su Nio e oggi abbiamo varie cose da fare. Abbiamo una secondaria che ci permetterà di ottenere un nuovo spirito e un Kabuto Campanula, del quale sono molto curiosa. La principale, Rivelazioni del Re Demone, e una secondaria che è ambientata nello stesso punto in cui abbiamo appena finito la nostra principale. Non c'è altro, vero? Qua sotto non c'è niente, qui abbiamo fatto tutto, qui c'è solo questa, ok. Farò questa, il fantasma di Sawayama, e vedrò se è molto simile, come al solito ve la taglio, altrimenti ve la faccio vedere, o magari vi faccio vedere solo la boss fight se è interessante, come al solito insomma. La battaglia al castello di Sawayama è terminata, ma al di sotto del castello resta l'abominevole macchina dello straniero. Macchina? Viene dal futuro? È Marty McFly. Abbiamo ricevuto informazioni riguardo all'apparizione di strane entità cristalline. Tali perversioni non trovano posto nel mondo di pace che stiamo per instaurare. Soranjin, ti chiedo di rimuovere quest'arnese dalle fondamenta del castello, insieme a tutti gli yokai che potrebbero annidarsi nelle vicinanze. Ancora una volta la mia impotenza mi arreca grande vergogna. Qualcuno dice di aver visto un certo generale degli Osaka tra i soldati che sono fuggiti. Sii cauto. Sì, questo tizio è potentemente inutile, però almeno lui ne è consapevole e lo ammette. E niente, era un capitolo molto simile nello stesso posto, quindi ve l'avrò tagliato. Soranjin, ti sono debitore, hai riportato la pace al castello di Sawayama, il resto puoi lasciare fare a noi. E per forza ho fatto tutto io, che dovete fare? Niente, portare fuori le ossa e i cadaveri dei morti. Ai fini della pace tanto agognata da Lord Ieyasu, non possiamo permettere che rimanga alcun segno di quanto accaduto qui. Devo chiedere anche a te, Soranjin, di non lasciarti sfuggire una parola a riguardo. Andrò a dirlo a tutti, quando questa storia sarà finita ci scriverò un libro e diventerò ricco. Fatta. L'eredità. Livello missione 132. Siamo sottolivellati come la morte, ma chi se ne frega. Spirito guardiano Genbu. Sono curiosa di sapere cos'è un Genbu adesso. Questa storia risale già a diverso tempo fa. Fai anche le rime, caro il mio Tenkai? Ma c'è un certo oggetto che ho inavvertitamente dimenticato al tempio di Honoji. Se tu riuscissi a trovarlo, te lo donerei volentieri. Andresti a dare un'occhiata? Stai attento però, sembra che su Honoji gravi una certa tensione da quando gli yokai vi si radunano. Sii prudente. Come sempre, sono prudente a suon di randellate. A volte le prendo, a volte le do, chi lo sa. Honoji, un tempio nell'area settentrionale di Hamashiro no Kuni. Ok, è luogo del riposo eterno di Nobunaga Oda, ucciso appena prima che potesse portare a termine la grande ambizione di unificare il Giappone. Conosciuto sia come demone che come eroe per aver ottenuto il controllo di quasi tutto il Giappone con una rapidità senza precedenti, Nobunaga Oda è stato ammazzato nel 1582, quando uno dei suoi alleati l'ha tradito. La sua morte improvvisa ha diffuso un'ondata di shock per tutto il paese. Il traditore, Mitsuhide Akeki, ma l'abbiamo già letta sta roba? È stato a sua volta prontamente ucciso e le ragioni dell'omicidio di Nobunaga restano avvolte nel mistero. Anche oggi, quasi 20 anni più tardi, nessuno entra nel tempio per paura della maledizione di Nobunaga Oda. Secondo me l'avevamo già letto. C'è della neve. Anche fuori da casa mia c'è della neve in questo momento. Un po' meno, ma c'è. Niente troppo, sono un po' delusa. Questo portale mistico, vogliamo parlarne? Salve. 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 Meglio che vi uccida in fretta, mi state dicendo. Spawna roba? Spawna roba. Morici. Ok. Salve. Fa una roba? Non più? Ok. Ah, ok, si è aperta la porta. È che vedevo l'altra entrata, cioè, vedevo l'altra nebbia e non mi sono accorta che era sparita quella lì. Salve, vuoto orribile. Lei è meglio che venga distrutta prima che qualsiasi altra cosa appaia. Sto prendendo fuego e non ho più di vigore. Ho sbagliato talismano. Santa pazienza. Devo spegnere, però mi devo spegnere. Sembra non appaia altro, però. Intanto che lei sputa con la lentezza nel suo corpo, perché sono un imbecille, faccio questo. Tiè, calcetto. Ehi.
Io ho paura che appaiano mille cose. Per questo che cerco di darmi una spiccia ad ucciderli. Ecco, vedi? Non ho visto, anche se la telecamera ha fatto di tutto per farmi prendere una randellata sul muso. Io ti ho visto. Bravissimo, Willy. Proprio quello dovevi fare, lisciarlo alla grande. Ora? Ehi! No, l'uccellaccio, no, l'uccellaccio, no, l'uccellaccio, no, l'uccellaccio brutto e puzza. Puzza e brutto. E l'ho anche lisciato. Maledetto uccellaccio, mi hai fatto sprecare un talismano. Maledetto tu. Figurati se so schivare sta cosa. L'uccellaccio dei miei stivali. Figurati. Anche rallentato l'uccellaccio è comunque letale per me. Niente. L'uccellaccio dei miei stivali. Ti odio. Quest'aura violetta non so cosa sia, ma mi preoccupa assai. Posso andare? Fatta? Leggo. Leggo. Ok. Scusami. Ah, ok, si è aperto. Perché farmi proseguire mentre parlava? Certamente no. C'è uno. È amichevole? Certamente no. È una boss fight, vedi? Abbia il dolore. Ma io quasi quasi... Sarà la boss fight di livello? Io quasi quasi butto lo spirito. Lo butto. Lo butto. Senza il quasi quasi lo butto. Lo butto. Ma guarda che belli... Wow, l'ha atterrato, però l'ho sprecato tutto. Non ho capito cos'è successo. Non ho capito se ho sprecato lo spirito cercando di atterrarlo o se è finito perché è finito. Salve. Lei è durissimo però, mi scusi, eh. Sì, sì, faccia, faccia. Tanto sono più veloce io. Adesso? Adesso proviamo una roba che mi farà... Preso! Mamma mia, se l'ho preso! Ci riproviamo? Dai, ci abbiamo preso gusto? Stavolta non l'ho mica preso. Ci voglio riprovare. No, no. Che cacchio. Bisogna precedere l'attacco, è quello il problema. Niente, due pirla. Muoio perché voglio pariarlo. Niente. Niente, è stato tutto culo purtroppo. No, non ti inchinare, cosa ti inchini? Maledetto tu, ora ci muori male. Ora, iniziamo subito ad abbassare le difese. Non voglio rallentarlo perché diventerebbe stupido poi. Cioè, se lo rallenti lo batti in un secondo, lo so già. Vorrei evitarla questa cosa. Prego. È durissimo lo stesso nonostante gli abbia abbassato le difese. E soprattutto c'è qualcosa che non mi fa muovere come voglio. Ci leviamo da lì? Possiamo combattere qua dentro, che almeno è tutto piano nello stesso modo, grazie. Molto gentile, molto molto gentile. Cosa fa? Lo colpisco. Così impara. Niente, durissimo lui. Perché ti sei fermato, William? Fammi capire perché hai finito la stamina. C'hai ragione anche tu. Aspetta che la ricarichiamo tutta. E niente, guarda come rotte a questo. Madonna, la mia stamina dura niente, la sua è infinita. Come... Il bilanciamento di questo gioco con gli NPC è fantastico comunque, io lo dico. Sono proprio uguali a te. Volevi, e invece... Guarda quanto dura la sua stamina. Io non ho neanche più di debuff da tirargli, perché li ho già usati tutti. Niente, durerà 8 ore sto scontro. Con la possibilità che mi one shotti se sbaglio qualcosa. Che cacchio. Oddio, pensavo molto peggio per fortuna. Miseria. Che
Che monotonia, mamma mia. Aspettare che attacca. Schivo, colpisco. Un colpo solo perché poi lui si difende. Un colpo solo perché poi lui si difende. Cioè, è tutto così va fatto. Perfetto. Basta saperlo, vedi? Adesso però te la rompo quella difesa maledetta. Che ne dici? Divertente? Almeno un po' di attacchi te li sei presi, maledetto. Non si è parato? Strano. Aia, che dolore. Prego, prego. Devo mangiare tutta la mia vita. Che lei fa malissimo e io non voglio morirci male. E va bene. Pensavo di essere fuori range. Come stavamo facendo prima? Andava alla grande. Perché abbiamo smesso? Tu sprecavi stamina e io ti colpivo. Tu sprecavi stamina e io ti colpivo. Rifacciamolo. Dai. Bravissimo. Dai, questo sistema mi piace, andiamo avanti. È divertente, no? Spreca stamina, fallo! Vai, gliela rompo. No, perché sono alle spalle. No, perché sono alle spalle, però... Niente, se l'è ripresa tutta. Dai, dai, me la rompe a me. Porca miseria, non l'ho preso per un... L'ho preso! Dicevo, non l'ho preso per un peletto. Quanto duro però. Ma se io tentassi la mia solita tattica che non mi ricordo più come si fa. Perfetto, ci riuscirò a farla sicuro se non mi ricordo più come si fa. La carica è in corsa, ragazzi. Ah, eccola. Fatta, vedi. Bastava solo ricordarsi i tasti. Fatta? Fatta. Vedete, quando uno poi si ricorda i tasti, le cose sono fatte. Questo è il Kabuto Campanula che mi ha lasciato? Ma non mi piace. È più bella la mia bandana rossa da Rambo. Fa molto più fiero. Però lo spirito... Non ha usato lo spirito. Nobunaga-sama wa... ちょうなど意に返さないお方であった。霊石の力に目をつけた信長様の野望は、この国に収まるはずもなかった。天下に興味なぞない。わしの役目は調和を守ること。今、突厥人々が調和を乱そうとしておる。 Ma lo straniero sono io e Kelly. Siamo stranieri tutte e due. Questo è il problema. Di chi stanno parlando? Io sto cercando di fare la cosa giusta. In teoria. Posseduto da Genbu. Ma è una tartaruga con un serpente sul sedere? Ma ce l'ho già una tartaruga. Perché ho dovuto avere la versione col serpente sul sedere? Scusami. Comunque l'orso è un po' bocciatino, non mi piace troppo. Sì, il Kabuto era quello lì. Non mi piace neanche il Kabuto. Ero preoccupato che non fossi in grado di trovarla, ma mi è bastata un'occhiata per capire che ce l'hai fatta. Io ce la faccio sempre, signor Tenkai. Bene, puoi tenere l'armatura. Non è un'armatura, è un pezzo di armatura. A me non serve più, ma a te potrebbe essere utile. Mi accontenterò di osservare le tue imprese da lontano. Siete tutti dei pezzenti. Perché tu mi stai dicendo: ti do un elmo marcio e mi siedo a distanza a guardarti mentre ti fai uccidere da Kelly. Siete tutti dei puzzoni. Maledetti voi, voglio andare a vedere quest'elmo però adesso. Dov'è st'elmo fichissimo? Sto Kabuto Campanula, fammelo vedere un po'. Guarda come siamo belli, c'è una mezzaluna, sembriamo Sailor Moon. Fatta? Fatta! No grazie, tengo è più forte? Neanche di tanto, di 10. E mi fa pesare il doppio. Grazie, no, va bene così. Rivelazioni del Re Demone. Kelly ha resuscitato Lord Oda Nobunaga come re demone di un nuovo mondo di conflitti e guerre senza fine. È tempo di sistemare le cose con Kelly una volta per tutte, per il nostro bene e per il bene di tutti coloro che hai incontrato dal tuo arrivo. Ok.
Il castello Azubuki, bruciato nel 1585, è stato ricostruito nei pressi del lago Biwa. Sulla cima di questo enorme castello attendono un malvagio alchimista e un signore della guerra resuscitato. In demone, avrei anche aggiunto. Che non è male come particolare da aggiungere, ecco. Oh, fico! Cosa fa? Nobody asked you to come with me. This is my battle. Washira mo onoshi mo yami ni tatakau mono. Daga hitori de ikaneba naranu wake demo arumai. Ok. È impazzito qualcosa sulla mia spada. Ah, ecco perché è venuto. Sono io il mezzo sospetto? Hanzo. Wakattoorona. Ho. Kanarazu. Ok, ora la domanda è: ce l'hanno con me? Sono io il mezzo. Come corre? Sono io il mezzo sospetto? Vorranno fare cose brutte verso di me, Hanzo? Mi stai tradendo, Hanzo? Warera no shiru Azuchi to wa mohaya betsumono. Dopo che ho combattuto al tuo fianco, Hanzo, tu mi tradisci così? Non ho Yamrita per fare un livello, chi se ne frega? Ora, la porta davanti a me era... questo è uno shortcut, questa era intragibile. Ok. Qui c'è uno sbiso, quindi non si può passare. E niente, andiamo per di qua. Questi due qui mi inseguono fino alla fine dei tempi? C'è un cane, l'ho visto. L'ho visto. Riuscirò a shottarlo, chi lo sa? Boh. No, perché non è il suo punto debole. E allora shottiamo quello lì. Gente, che mi uccidete il cane, che non sono capace io. Grazie. Forza. Bravissimi, bravissimi. Mi avete fatto perdere il drop, ma va bene uguale. E volevi, e invece, però fermi tutti. Che mica ho esplorato bene io. Questo si romperà? Che spavento, Hanzo! No. Qui ci sono robe? No. Qui ho sentito un rumore brutto. E infatti. Tranquilli, tranquilli, ci penso io. Qualcosa mi ha sparato robe. Qualcuno mi ha sparato. Da dove? Ho visto un'esplosione. È andata molto molto bene. Molto molto. Palla di stergo. Ma chi? Ma non mi serve la palla di stergo. Non c'è neanche più il tizio che le colleziona. Cosa me ne faccio di pallette di cacca io? Scusatemi, Un altro cane. Mi uccidete il cane, per favore. Mi dà fastidio. È veramente una cosa fastidiosa il cane. Me lo uccidete, per favore. Dai, grazie. Gentilissimi. No, non l'hai preso. Bravissimo. Aspetta, questo posso farlo io. Aspetta, ho sbagliato. Non posso saltare giù. Ah, ok. Ecco, fatto! È stato un po' imbarazzante, ma fatto. Per qualche motivo non scendeva, non ho ben capito perché, ma va bene uguale. Un po' imbarazzante lo è stato, però. Cerco. Munizioni a schioppo. Ma tipo, ma sono due! State molto lontani da lì.
ma molto lontani proprio. Mi piace che mi seguono così. Mi danno anche un po'. Un po' mi inquietano, però un po' anche mi dà sicurezza. Perché potremmo andare avanti loro. Levatevi, vi prego. A morire, potenzialmente. Ehi! Chiedo scusa se avete vomitato, ma l'ho visto col codino dell'occhio. Quante vocazioni ci devono mai essere in un posto come questo? Va bene, partiamo da fuori, ragazzi. Facciamo le cose... Venite voi due! Facciamo le cose fatte bene. Cerchiamo di evocarne uno solo. Piano piano. Tipo, mi tengo molto in qua io. Molto in qua, perfetto. Non andate vicino all'altro. Non fatelo. Ah, loro non evocano? Perfetto. Loro evocano. Mamma mia, se loro evocano. Tu, vieni da me. Vieni da me. Dai. Ok? Ok? Bravissimo lui. Che cacchio, ne è arrivato un altro? Quello lì è quello ninja. Mi spiace. Mi spiace, ma quello ninja è brutto e puzza. Ne è arrivato un terzo? Siamo pazzi? Il ninja è morto, sembra. No, 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 quello li schioppa, quello li schioppa, quello li schioppa. Attenzione, schioppa, schioppa, schioppa. Ok, lancio ancora i draghetti. Perfetto. Fatemi passare i miei drop. Fatto. Forse l'ho attivato per niente, ma fa lo stesso. Adesso quasi quasi io correrei. No, tanto ormai è finito. Volevo correre nell'altra vocazione, ma ormai è finita, è inutile correre. Cosa succede? Ah, già che mi cura, che spavento. Yeah! Niente. Aia, che dolore! Non cadere! Doveva fare una presa, per quanto ne so io, ma non l'ha fatta. Non so perché. Quindi me la sono presa in quel posto per quello. Mi curo un pochetto. Un altro Kusarigama che... No, questo ha le spadine, ma comunque un mezzo ninja. Questi sono pericolosi. Appunto. Soprattutto non vedo un tubo. Signorina, è morta? Però vedo che ha imbambolato questo qui, quindi mi va anche bene. Signorina, lei si riprende, la tocco tutta. Assisto. La tocco tutta su una signorina, non è bello da dire. Me ne rendo conto. Chiedo scusa. Prego, ragazzi, ditemi che combattete pure quello, per favore. Grazie. Prego, prego. Ci muoiono malissimo, secondo me. No, no, ce la possono fare, ok. Vai, brava, bravissima, non l'hai preso. Vado io, vado io. Fatto. Che vigliaccata, ragazzi. Cosa potevo fare? Non posso fermarli, fanno tutto loro. Il video di oggi si conclude qui. Avere due tizi che mi seguono per tutto il livello mi fa un po' strano, però si stanno rivelando molto utili, quindi che facciano, a me non dispiace. Io come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti.